Per questo gioco innanzitutto dobbiamo pescare una carta. Ad esempio questa. Carta che andiamo a rimettere all'interno del mazzo. E così, a disperdere con dei tagli e dei miscuri. Adesso dobbiamo andare a selezionare i quattro assi. Prendere i quattro assi che ci serviranno a ritrovare la carta scelta. Ok? Abbiamo ad esempio l'asso di fiori, l'asso di picche, i due assi neri, poi abbiamo l'asso di quadri e l'asso di cuori, i due assi rossi. Ci servono per il momento solamente queste quattro carte. A cosa servono? Servono a ritrovare il seme della carta. Quindi la carta potrebbe essere di cuori, potrebbe essere di quadri, potrebbe essere di picche o potrebbe essere di fiori. Per ritrovare il seme della carta dobbiamo fare in questo modo. Prendiamo la prima carta, l'asso di cuori in questo caso, e la mettiamo in fondo al mazzetto. Se l'asso di cuori torna su, vuol dire che non è una carta di cuori. E in questo caso non è una carta di cuori. Continuiamo così con la seconda carta, l'asso di picche. Prendiamo l'asso di picche, lo mettiamo sotto. Se l'asso di picche torna su, sì, non è neanche una carta di picche. Poi vediamo, prendiamo l'asso di quadri, lo mettiamo su. E se l'asso di quadri torna su, sì, esatto, non è neanche una carta di quadri. Quindi vediamo che è una carta di fiori, giusto? Sì, è una carta di fiori. Ora, per ritrovare la carta, dobbiamo fare in questo modo. Prendiamo un lasso di fiori, lo mettiamo qui sulla mano e passiamo leggermente l'ombra della mano sul mazzo. E possiamo vedere che la carta si gira all'interno del mazzo. Un momento, perché se l'asso di fiori è qui, girato all'interno del mazzo, l'unica carta che può essere in mano è il 3 di fiori, la carta scelta, sbaglio? The Spread Aces.